Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Grime. Che cosa voglio fare in questo video? In questo video ragazzi vi mostrerò la boss fight con l'amalgama distorto. Uno dei boss più difficili del gioco a mio parere. Più difficili perché fa un danno allucinante, vi può uccidere con due colpi e si va male anche con uno se vi prende bene. Ed è veramente forte perché è molto imprevedibile come boss. In parte ci sta perché è un boss comunque che utilizza ben 6 braccia, un po' come l'amalgama, il primo boss del gioco, solo che non c'è paragone. L'amalgama distorto è molto più forte, come già ho detto, e il suo moveset è molto più temibile rispetto a quello del primo boss del gioco. E andiamo a vedere com'è. Allora, il mio consiglio è quello di usare un'arma con velocità almeno media, ragazzi, e vi spiego perché. Perché se uso un'arma lenta, in questo caso la falce, sì, fate più danni, ma avete poi meno tempo per schivare, per saltare. In questa boss fight, ragazzi, secondo me è meglio cercare di stare in aria quanto più tempo possibile. Poi dipende, perché a volte quando saltate, se butta giù i pugni, vi colpisce. Dovete appunto studiarla bene. Per quanto riguarda la build dell'armatura, io utilizzo il set di Petalgemma che mi dà più velocità al ripristino del vigore o della stamina, chiamatela come preferite. Eventualmente poi potete switchare arma appunto premendo L1 e dare un colpo di falce se volete fare più danni, però guardate anche il consumo della stamina. Con un colpo consumo quello, guardate, con due colpi consumo quello che in realtà, vedete, consumo con un colpo di falce, con due colpi del lago. E comunque sì, il danno non è come la falce che è 115, ma è comunque 92. Allora, anche questo, come l'amalgama, il primo boss del gioco, si può parare quando tira giù i pugni, però non quelli rossi, perché gli attacchi rossi vanno schivati o saltati. Poi anche qui sarà possibile appunto utilizzare la trazione per stordire il boss e colpirlo. Allora, vediamo. Tra l'altro è un peccato perché i primi danni che gli facciamo in realtà non li facciamo, ragazzi. È possibile colpirlo anche al corpo? Qua dovete saltare, trazione per stordirlo, parate quando butta giù i pugni così. Non è facile reggerlo, ve lo assicuro. Ah, poi rompe anche il terreno, guardate. Vedete che rompe il terreno e quello è molto pericoloso. Trazione, imparate quando fare le parate, ragazzi, è molto importante. È un boss veramente terrificante, ve lo assicuro. Qua dovete saltare, trazione. È veramente forte, ragazzi, è un boss che mi spaventa tantissimo. Qua dovete schivare sul lato, sentite la potenza della musica. Sentite la musica. Azzo. Lì dovete saltare. No. No, cazzo. Merda. L'avevo quasi battuto, Perdonatemi perché appunto non editando non è facile appunto parlare e giocare contemporaneamente, c'è da tenere sott'occhio parecchie cose. Ora lo rifacciamo. L'altro non stava andando male. Quando vedete il rosso saltate di modo poi da fare la trazione. E schivate sul fianco, mi raccomando, quando usa le robe rosse, gli attacchi imparabili, ecco. Vedete che rilascia quelle onde lì che sono. Qua dovete saltare di modo da fare poi la trazione. Ah. Parate. Vi assicuro che è una boss fight veramente difficile da leggere, ragazzi. Cioè, magari a vederla vi sembra facile, ma no, non è facile. Può sembrarlo, ma è tutt'altro che facile. Cazzo, ho marato la trazione. No.
E dovete schivare sul fianco poi, quando rompe il terreno. No! Cazzo! Fatto! Tanta roba, la musica ragazzi è da pelle d'oca, la musica di questa boss fight. A parte che tutte le musiche di Grime, soprattutto quelle delle boss fight, secondo me sono veramente di alto livello. Perdonatemi per la per il fatto che ho perso prima, però appunto mi sono deconcentrato spiegando mentre giocavo, appunto non editando. Ovviamente per fare un video migliore avrei dovuto editare, ma io non edito. E niente, questa era la boss fight, come potete vedere saltavo spesso. Fate attenzione quando utilizzare la trazione, che è molto importante per soddirlo e dargli dei colpi bonus, diciamo, colpi in più, senza che abbia modo appunto di replicare, vabbè lo fa dopo. E dovete fare attenzione quando rompe il terreno. Quando rompe il terreno dovete schivare sul fianco, perché altrimenti se andate giù mi sa che si schiatta istantaneamente. E fate anche attenzione appunto ai colpi rossi, che quando li utilizza e vedete di schivarli o eventualmente appunto di saltare. Molto importante anche capire le animazioni dei pugni normali, quindi pugni normali intendo non rossi, quindi che potete appunto premere R1 per pararli. Spero che questo video vi possa tornare utile ragazzi, e avanti porterò la serie di Grime per chi è interessato. Bella lì.